Mamma, allora tu 76 anni fa avevi 10 anni nel giorno della liberazione, 25 aprile 1945, sei del 35. Cosa ricordi di quel giorno? Mi ricordo che fu una bella festa, finalmente dopo tanta paura e sofferenze vedemmo arrivare gli americani che ci portarono il ben di Dio, Cioè? caramelle, cioccolato, pane bianco, come le fette Di Pancarré di oggi. Pancarré oggi. E Ah. quindi furono feste, balli, la radio già annunciava la liberazione. Ma tu l'hai ascoltato in radio, dici? Noi ascoltammo in radio, eppure nel piccolo paese dove stavo io, quelle poche persone festeggiammo Qual era il paese dove stai? era In Pessano, provincia di Salerno, in provincia di Salerno. la stazione di Pessano, perché mio padre faceva il Eh sì, a capostazione. Pessano. E quindi arrivarono gli americani a questo paese con i cavalli. Ed era una zona che si chiamava Baraccamento, e dove stavano tutti gli alleati con la caserma, con i cavalli. In questo momento arrivavano treni pieni di grano, di orzo, di ben di Dio che dovevano dare ai cavalli. Invece noi, tutta la popolazione, andavamo sotto a questi carri e ci riempivamo i sacchetti pieni di orzo, di farina. E così Era fu, buono anche per voi. Ma e mangiamo quel giorno la radio bene. cosa disse? Il E la giorno. radio che disse che eravamo state liberate dagli americani, E dai arrivarono partigiani. agli alleati. Quindi, in questo frattempo, stavano con noi due militari. Ah. Quando seppero la liberazione, se ne andarono a casa loro, ritornarono ai loro Militari paesi, italiani. militari italiani che sono stati con noi parecchi giorni. Poi, quando seppero che c'era stata La sta liberazione. liberazione, se ne andarono ai loro paesi, Al nord Torino, al stavano. nord, Ah, stavano a no. Torino. Quindi ritornammo a casa, però purtroppo la nostra casa era stata saccheggiata, quindi rubata tutto. Quindi Sì. ce ne andammo a finire nella sala d'aspetto Della della stazione. stazione. Dato che mio padre faceva, ripeto, il capostazione, ci mettemmo là, e finché non aggiustarono, facevamo un po' di Ma i tuoi spedini. genitori cosa dissero quando E i miei seppero? genitori purtroppo erano contentissimi, perché erano pure loro sofferenti da tante cose, da tante Beh, privazione, paure, c'erano stati i bombardamenti. c'erano stati bombardamenti, quindi parecchie case erano state danneggiate. Quindi è così, questo che io mi ricordo, che fu sempre una festa, e questi americani portarono un bel ballo e incominciarono a ballare tutte queste signorine, belle Come si ragazze. chiamava questo ballo? Il ballo del rock and roll, Rock mi and sembra. roll. Ah. Rock and roll. E loro, sti americani, in mezzo alla strada con le ragazze, festeggiavano questi balli. Sti signorini italiane, belle ragazze del mio paese, Si diedero da si diedero fare, da fare con come gli si dice in questi americani, quindi casi. si divertirono, andavano ballando, e quindi fu una festa per tutti noi. E da quel momento la vita incominciò a migliorare. Ecco, quello che io ricordo è questo. Ma oggi con questa pandemia, pure noi abbiamo bisogno di una Oggi vi liberazione. devo dire la verità, è stata meglio la guerra che questa pandemia. Addirittura, Sì, no. noi, almeno noi bambini, ci siamo divertiti un Ah, mondo. ma perché tu l'hai vissuta perché Perché avevi io 10 ne avevo 10 anni, quindi mi sono divertita molto con altri anni? Però a bambini. quell'epoca ci furono i bombardamenti. Sì. Invece adesso ci sono i Vabbè, ma morti. adesso siamo stati chiusi, invece prima eravamo liberi di uscire, Quindi diciamo, l'avete invece vissuta come ora un gioco a quell'età. Ma stare in casa, quindi non è stata una cosa bella. Speriamo che passa presto, quindi perché c'è bisogno di una nuova è liberazione. logico, ci vuole molto questa libertà che ci manca da un anno e più. Qua speriamo che ce l'avevamo queste musseruole davanti alla bocca, perché è una cosa che non si Ma sopporta tu più. ti sei vaccinata? Io mi sono vaccinata la Oh. prima e la seconda volta. Quindi il richiamo, quindi stai a Sì, posto. sto a Però posto. comunque bisogna usare la. Certo.
perché questo è il nemico, il Bisogna nazifascismo, stare sempre il attenti. virus del nazifascismo è diventato un virus. Bisogna sempre stare attenti a non esporsi troppo al Ma vinceremo pubblico. anche questa guerra? Spero più presto possibile. Ok. Ciao, Ciao, buone grazie. cose, ciao.